Della Belluno Feltre Run è lui, Said Boudalia, che alla settima edizione della 30 km su strada della Val Belluna coglie il terzo successo. Un'ora, 37 minuti e 29 secondi il suo tempo, una gara dominata che riscatta il ritiro a pochi chilometri dall'arrivo dell'anno scorso. La partenza era un po' a ritmo lento, intorno tra i 30 e 3:25. La mia meccanica di corsa con ritmo lento iniziato a soffrire, allora ho voluto cambiare perché il modo di corsa con la meccanica più veloce rende di più, quindi ho provato a spingere nel modo di andare regolare fino al fondo. No, l'ultima salita perché io ormai la conosco bene, anche sono di zona, quindi avevo risparmiato fino alla mezza, ho voluto prenderla forte, sono riuscito a condurla fino alla fine. Said abita a Vas, piccolo centro ad una quindicina di chilometri da Feltre. Chi invece non è della zona ma gareggia per una società veneta, la Silca Conegliano, è Laura Giordano, già vincitrice della maratona di Treviso e di quella di Vittorio Veneto. La pesarese stacca Giovanna Ricotta ed arriva prima al traguardo di Feltre in 1:53:39. Sono stata un po' sulle mie, con Giovanna abbiamo fatto i primi quasi 14-15 km assieme, poi ho cercato di allungare piano piano. Ho visto che stavo sempre meglio fino ad arrivare all'arrivo e quindi alla fine ho fatto anche un tempo che non pensavo di andare così. Sono partita col mio ritmo, abbiamo fatto i primi 15 km con Laura, poi lei ha allungato, io sono rimasta sul mio ritmo perché non è che ne avessi tanto. Sono arrivata seconda, sono comunque contenta. In terza posizione ecco Josephine Van Gooy con un bel finale in rimonta. Mi sono divertita, molto pubblico. E prossimo anno spero magari di sapere magari in anticipo, che così almeno vengo a correre con le prime. Per lei, come per molti altri atleti, la 30 km di Feltre è servita come test in vista di una prossima maratona che andrà ad affrontare. Sono molto carica degli allenamenti perché vado a Londra a fare la maratona, quindi mi sono divertita, sono partita proprio indietro guardando un po' com'era la gara perché non avevo neanche idea com'era. E alla fine la testa era appena davanti a me, sono andata in progressione e dopo l'ho staccata alla metà gara. Quest'anno l'italo-keniana ha saputo pochi giorni prima di andare a partecipare alla 30 km della Belluno Feltre, ma per la prossima edizione la sfida è già lanciata. Fra gli uomini sono due compagni di squadra della Free Zone a classificarsi al secondo e terzo posto. Mohamed El Kashmi e Nicola Venturoli descrivono così la loro prima esperienza in Val Belluna. Dalle prime battute eravamo già decisi di stare insieme, di controllare la gara, perché comunque 30 km è una gara strana che non abbiamo mai, per me non è mai fatta, credo che anche Nico non. E quindi eravamo un po' attenti, soprattutto col caldo, l'improvviso. Fortunatamente siamo rimasti sempre assieme e siamo riusciti a darci una mano importante, ecco, fino all'arrivo. È stata, credo, una bellissima giornata, a parte anche il tempo che c'è, ma il calore della gente, tutto quanto, veramente è una bella gara, prima volta che vengo, ma merita. E questa era soltanto la 30 km competitiva, ma la Belluno Feltre è molto di più, un sacco di gare per tutti i gusti ed una marcata attenzione al sociale. Oltre 2500 concorrenti e partecipanti, perché questa mattina per la garetta di beneficenza avevamo circa un migliaio di persone che hanno raccolto dei fondi per chi sta sicuramente peggio di noi. Per cui sono molto soddisfatto di questo. E a guidare una delle iniziative di beneficenza c'è stato anche il sindaco di Feltre, Perenzin, che alle 10 è partito da Belluno per correre i 30 km assieme agli amici di Porta Aperta. Questa manifestazione è veramente una gara importantissima, bella, multicolore, partecipano tante persone. Oggi in particolare sono assieme ai ragazzi di Porta Aperta che arriveranno in carrozzina da Belluno fino a Feltre. Veramente un bellissimo messaggio da lanciare per tutti. Lo sport aiuta, tutti siamo uguali correndo.
Porta Aperta è attiva nel territorio feltrino dai primi anni 90. Si occupa di disabilità e minori, abbiamo 5 servizi dedicati alla disabilità e 3 dedicati ai minori. Abbiamo detto perché noi come organizzatori non proviamo a inserire i nostri ragazzi bellunesi in questa esperienza. Da qui ci siamo appoggiati alla cooperativa Porta Aperta e siamo riusciti a provare e a creare questo piccolo gruppo sperando che sia l'inizio di una lunga collaborazione. Come ci spiega il portavoce Lorenzo Capizzi, la Piave 2000 è l'anima del grande evento distribuito sui 30 chilometri. Tutto nasce da lì, il sodalizio che, come appare, è molto più che una società di atletica leggera. Il clima, la festa ci porta sempre ad andare avanti, sempre con un entusiasmo e con la voglia di far bene per la nostra società. Noi lavoriamo, io e tutto il mio consiglio e tutti i volontari lavoriamo per i nostri giovani. Questo è l'obiettivo della nostra società, che da 13 anni lavora nel territorio e ha anche delle belle soddisfazioni a livello regionale e nazionale. E poi le staffette, emblema di come i numeri crescano di anno in anno, 30 chilometri divisi in 3 che riscuotono un mare di consensi. L'anno scorso erano 122, quest'anno 157, è una grandissima festa, le piazze dove ci sono i cambi erano piene di atleti, è più facile naturalmente correre 10 chilometri che 30, vuol dire anche la staffetta è anche motivo di aggregazione di sfida fra i vari concorrenti. È una formula che ci sta dando grosso successo da un paio d'anni a questa parte. Moltissime iniziative in questa gara, vedo le biciclette adesso partire da qui, è molto importante insomma unire lo sport nelle varie discipline. La Piave 2000 si sta distinguendo in ambito regionale per l'organizzazione di grandi eventi. I 620 collaboratori della Belluno Feltre hanno già dato prova di grande competenza alla recente Festa del Cross Veneto organizzata a Mel. La giornata è stata bellissima sia allora che oggi. Naturalmente anche là abbiamo avuto gli stessi collaboratori, sono sempre gli stessi, però sono sempre tanti e questo ci dà una fiducia maggiore per continuare a organizzare nuovi eventi e nuove attività che all'interno della Piave 2000. Lo sport veicola il turismo, ma non solo, la Belluno Feltre propone nuove forme di esperienza sportiva. A corollario delle gare su strada, infatti, è stata organizzata anche una manifestazione cicloturistica per promuovere anche sulle due ruote il magnifico territorio della zona meridionale della provincia di Belluno. Abbiamo fatto un percorso non quello classico della strada statale, ma abbiamo fatto un percorso alternativo con strade poco trafficate, con degli strati sterrati e abbiamo accompagnato appunto 100 persone qui a Feltre. Ci siamo sempre proposti per fare iniziative dal punto di vista dell'impatto turistico. Noi vogliamo far conoscere la nostra vallata, noi vogliamo far conoscere i nostri luoghi all'interno della nostra vallata.